Nel 2009 una leggenda urbana ha fatto il giro del mondo. Sto parlando di The Grifter. La leggenda dice che un video estremamente raccapricciante sia stato visto da alcune persone e che tali persone abbiano avuto conseguenze gravi, come nausea, incubi e voglia di togliersi la vita. Il presunto video sarebbe stato nominato su 4chan. Ma cosa ci sarebbe in questo video? Le testimonianze parlano di vermi che si muovono in una vasca, immagini di foreste, luci lampeggianti e un neonato che viene portato via dalla sua culla. Non ho trovato molte informazioni in italiano, così ho deciso di indagare più a fondo e di cercare in inglese. Pare che di questo presunto video siano state diffuse alcune immagini e informazioni. Ovviamente mi sono quindi messo alla ricerca del video stesso e l'ho trovato senza troppi problemi, o almeno penso di averlo trovato, credo sia l'originale. Gli screenshot che ho trovato in giro pare siano parte del video che ho trovato su YouTube, ciò potrebbe portarmi a pensare che il video sia quello giusto. Alla fine ho deciso di non inserire il link in descrizione, dato che molti video allegati in articoli inglesi e non su The Grifter sono stati rimossi da YouTube stesso. Sinceramente non riesco a capirne il motivo, ho visionato il video e non ho avuto nessun tipo di problema, nonostante la leggenda parli anche di una bambola che dovrebbe uccidere chi ha visionato il video. Posso dirvi che le scene sono assolutamente tranquille, al massimo il tutto può essere un po' inquietante, ma nulla di più. La famosa bambola si vede in alcuni frame che durano un secondo circa, è come se fosse stata inserita come elemento subliminale. Alla fine del video di The Grifter c'è un testo in esperanto che, tradotto in italiano, riporta: il suo bambino ora è un ragazzo, è ancora vivo e vive in un rifugio anonimo del posto. Non parla mai ed è rimasto in stato catatonico. Ho trovato numerosi commenti di persone che si sono spaventate e c'è chi dice di aver avuto degli strani sintomi, poi c'è sicuramente anche chi esagera e chi mente. Personalmente penso che si tratti semplicemente di una creepypasta e ho trovato un video molto interessante pubblicato il 25 giugno del 2018. Tale video sarebbe stato creato da chi ha inventato la storia di The Grifter e l'autore mostrerebbe anche le prove di questo. Vi allego tale video in descrizione. Detto questo, The Grifter è sicuramente una leggenda molto affascinante, ma credo non ci sia assolutamente nulla di reale. Perché dico credo? Beh, perché alla fine chi può dire di avere la verità in tasca?